Allora, mister Brignoli, ha maturato questo KO qui a Legino 1-0, un campo sempre ostico. Oggi cosa non ha funzionato nel cereale? Una prestazione comunque nel complesso positiva? Prestazione primo tempo soprattutto molto positiva. Siamo presentati 3 volte davanti al portiere, se non fai gol purtroppo le partite le tieni sempre sul filo e di conseguenza poi rischi di andare a perdere come è successo oggi. Peccato perché poi siamo rimasti anche in 10, si è complicato ancora di più. Purtroppo paghiamo un po' non di inesperienza, siamo andati dietro loro avevano. Il campo di Legge non si sa com'è, siamo andati dietro a loro al non giocare, soprattutto secondo tempo. E non mi ricordo un pallone a terra del Legino, però questo, bravi loro. Chi vince esulta, chi perde spiega. Come prosegue adesso la stagione del Cereale? Rimanete comunque lì nel gruppone di testa in vista del girone di ritorno? Cosa chiedi in più alla tua squadra per cercare di alzare ancora l'asticella? Ma non chiedo niente di che, noi, ripeto, noi siamo partiti per salvarci. È una stagione difficile perché è molto equilibrato il campionato, si vede, la classifica è spaccata completamente, le prime due si fanno un campionato a loro e noi siamo nel gruppone, chiedo di salvarsi il prima possibile. E il nostro discorso è un po' di progetti guardando verso il futuro e facendo così come abbiamo fatto. Poi ripeto, sono partite e partite, ci mancherebbe ancora. Dobbiamo continuare su questa strada, non dobbiamo fare niente di più che una salvezza tranquilla per poi magari guardare un po' oltre una volta che ci siamo salvati.